Eccoci, benissimo, benissimo, grazie, pace, buonasera a tutti i miei amici vicini e lontani, Germania, Italia, in giro per il mondo, gloria a Dio. Va bene, benissimo. Oh, lunedì la scuola riapre, per cui cercherò di fare un video. Di mandarvi un video dei bambini che andranno a vedere per la prima volta la loro nuova scuola. Ci sono ancora diversi lavoretti da fare, ma comunque siamo lì. Gloria a Dio per tutti coloro di voi che hanno aiutato, soprattutto una persona in particolare, che avete aiutato la nostra scuola a rimettersi in piedi. Lunedì vedrete, un po' di risultato di quello che siamo riusciti a fare, che con l'aiuto del Signore siamo riusciti a fare. Ok, benissimo. Le ultime parole famose, sette cose che Gesù ha detto dalla croce. Cose, le ultime parole famose sono cose che si dicono appena prima che succeda l'opposto, giusto? Questo è il concetto classico delle ultime parole famose. Ma certamente non di questi sette video che sto pubblicando. Qui le parole sono veramente famose, parole che il nostro Signore ha pronunciato dalla croce prima di morire. Parole di una ricchezza tale che Dio le ha tenute in serbo fino agli ultimi momenti di vita di suo figlio, per essere documentate nella Bibbia per tutta l'eternità. Sette frasi indimenticabili, sette dichiarazioni iconiche, sette parole famose, che hanno un enorme significato profetico e rivelatore per la vita di ognuno di noi, per la vita dei credenti. Stasera la quarta cosa che Gesù disse dalla croce. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Leggiamo la scrittura nel suo contesto, Marco 15, dal 33 al 34. Poi, venuta l'ora sesta, si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. E all'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ok, prima di tutto un paio di cose da notare. Prima di tutto l'orario, tra mezzogiorno e le 3 di pomeriggio. Un orario molto particolare, considerando il fatto che, stando a Marco 15:25, Gesù venne crocifisso alle 9 di mattino, l'ora terza. Oh, qui c'è da, fra parentesi, qui c'è da notare che Giovanni 19:14 afferma che Gesù era ancora con Ponzio Pilato circa alle 12. Oh, la parola circa, deliberatamente aggiunta da Giovanni, ci lascia liberi di accettare la tempistica di Marco. Ok, quindi Gesù venne crocifisso alle 9 del mattino. Perché dico questo? Perché le 9, l'ora terza del giorno ebraico, è l'orario per il primo sacrificio della giornata, il sacrificio mattutino. E le 15, che è l'ora nona della giornata, è l'orario per il sacrificio serale, l'ultimo sacrificio della serata. O a parte la Pasqua, quando il sacrificio veniva effettuato in un momento molto particolare. State a sentire, in Esodo 12, 5-6, le istruzioni divine sono che il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutto, fra parentesi, potete prendere un agnello o un capretto per provare il fatto che i bambini non gli viene attestato il peccato, perché puoi prendere un agnello o un capretto, quindi di un anno il bambino non è stato ancora sporcato dal peccato. E ecco perché tutte quelle scemate del limbo, delle cose sono tutte scemate. I bambini che non sono ancora arrivati all'età della responsabilità vanno in cielo diritti. Andiamo avanti. Quindi lo conserverete, questo capretto o un agnello o capretto, lo conserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Oh. Questa parola imbrunire è la parola Erev nell'ebraico originale e ha letteralmente il significato di tra le due sere, in altre parole tra le 15 e le 18.
esattamente il lasso di tempo in cui Gesù è morto. Quindi Gesù è il primo sacrificio della giornata alle 9, l'ultimo sacrificio della giornata e il sacrificio pasquale tra le due sere. Gesù è l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, l'agnello di Dio che rappresenta tutti i sacrifici che dovevano mai essere fatti durante una giornata. In altre parole, una volta santificato, una volta sacrificato Gesù, non ci sono più sacrifici necessari per il perdono. Alleluia. Quindi tutte le scemate del bisogna andare a chiedere perdono, quando pecchi devi andare a chiedere perdono, no, se sei stato perdonato alla croce sei stato perdonato una volta per sempre. Il sacrificio di Cristo vale per tutti i sacrifici della giornata. Ok, andiamo avanti. Ci sarebbe da predicare tre giorni, ma va bene, andiamo avanti. Allora nona, quindi Gesù grida a gran voce: Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire: Dio mio, perché mi hai abbandonato? In altre parole, appena prima che i coltelli dei sacerdoti leviti si alzassero per sgozzare l'agnello pasquale, Gesù si sente abbandonato da Dio. Perché? Vediamo un paio di scritture di base. Giovanni 3, 14, 15. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Oh. In Numeri 21, 8 e 9, Israele si ribella per l'ennesima volta contro Mosè e contro Dio. E il castigo sono le serpenti ardenti, come diceva Bibbia, ardenti. Ardenti perché il loro morso bruciava tremendamente ed erano del colore del bronzo. Probabilmente un tipo di vipera che invadono il campo e uccidono il popolo. Oh, l'Eterno quindi disse a Mosè: fa un serpente, questo è Numeri 21, 8, dice: fa un serpente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso lo guarderà vivrà. Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Ho un paio di considerazioni. Queste sono tutte cose che potete trovare nel mio libro La Terra delle Ombre, ma un paio di considerazioni. Il bronzo è una lega, l'unione di due metalli, in questo caso rame e stagno. Un'ombra di Gesù Cristo, che è l'unione di due cose, l'umano e il divino, ed è coperto di rosso, il rosso del suo sangue. L'asta è un'ombra del palo, in effetti asta è una traduzione un po' vaga, la parola originale ebraica è proprio palo, quindi un'ombra del palo centrale della croce sul quale viene appeso il patibolo. Il veleno rappresenta simbolicamente il peccato che risulta nella morte. Quando una persona veniva morsa dal serpente, il suo veleno iniziava a circolare nelle vene fino a produrre la morte. Per potersi salvare, quella persona doveva semplicemente credere alle parole di Mosè, che gli diceva: guardando il serpente appeso sul palo sarai guarito. Quindi se credeva quelle parole e guardava al serpente appeso al palo, sarebbe stato guarito. Se non ci credeva e non guardava, il veleno rimaneva e lui moriva. Lui o lei moriva. In altre parole, il veleno che era dentro quella persona sarebbe stato miracolosamente risucchiato dentro quel serpente. La stessa cosa avviene con il peccato e il peccatore, il quale crede alle parole del Vangelo che affermano che guardando Gesù sarà salvato. Il suo peccato esce da lui e viene miracolosamente assorbito dall'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E quindi quell'agnello, seppure per un istante, si trasforma in serpente. Ecco perché Gesù si sente abbandonato da Dio, perché in quel momento fatidico sulla croce l'agnello di Dio puro, senza macchia e senza peccato, viene trasformato in serpente e diventa peccato per tutti noi. Seconda Corinzi 5,21: Dio ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Quindi, una piccola parentesi, quante cose hai fatto per meritarti la morte che ha causato Adamo? Niente, è stata colpa sua. Quante cose hai fatto per meritarti la giustizia causata da Cristo? Niente.
è stato merito suo. Quindi, come non hai dovuto far niente per meritarti il castigo di Adamo, non devi far niente per meritarti la rettitudine o il beneficio di Cristo, devi soltanto accettarlo. Ok? Ed ecco il divino scambio. Gesù è diventato peccato per me perché io possa essere la giustizia di Dio in lui. Gesù ha sudato nel giardino perché io possa riposare alla sua presenza. Gesù ha vinto la morte perché io possa vincere con la mia vita. Gesù ha portato la croce sulle sue spalle perché io possa non portare il peccato sulle mie. Gesù ha gridato mio Dio, perché mi hai abbandonato a suo padre, perché io potessi gridare padre mio, grazie che non mi abbandonerai mai al mio Dio. Alleluia. Ok, concludo con un paio di estratti dal Salmo 22, Salmo dal quale questa frase iconica è citata profeticamente, insieme ad altre che adesso vedrete. Quindi il Salmo 22 inizia con Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è chiaramente un Salmo di Davide, che è un tipo del Messia che parla profeticamente. Dio mio, perché mi hai abbandonato? 3. Eppure tu sei il santo che dimori nelle lodi di Israele. 7. Tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, allungano il labbro e scuotono il capo dicendo: egli si è affidato all'Eterno, lo liberi dunque e lo soccorra, poiché lo gradisce. Vi ricordate uno dei due ladroni cosa ha detto? Se sei, fatti venire, lo prendeva in giro perché dice: se sei veramente scendi dalla croce, no? Quello che sta dicendo Davide profeticamente. 14. Sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate. Ricordati che l'agnello, le ossa dell'agnello non dovevano essere rotte, per cui le ossa di Gesù sulla croce non sono state rotte, fino al punto che quando il soldato è andato per spezzargli le gambe perché potesse morire più in fretta, perché il giorno dopo era un sabato speciale e quindi doveva morire in fretta, quando è arrivato lì ha spezzato le gambe degli altri due, ma è arrivato da lui non le ha spezzate. Perché? Perché la scrittura profeticamente diceva che le ossa dell'agnello non dovevano essere spezzate, e quindi c'è la famosa lancia nel costato. Quindi sono versato come acqua e tutte le mie ossa sono slogate, e il mio cuore è come cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si è inaridito come un coccio d'argilla e la mia lingua attaccata al mio palato. Dopodomani parleremo della quinta cosa che Gesù dice dalla croce, che è: ho sete. E questo è profeticamente quello che sta dicendo Davide. Continua e dice: poiché i cani, fra parentesi, un cane è la definizione del gentile a quei tempi, poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani ai piedi, ragazzi, mi hanno forato le mani ai piedi. Ci sono, matematicamente parlando, non mi ricordo quante sono, ma sono 161 alla 160esima potenza, la possibilità che le profezie di Cristo si potessero avverare. E ce ne sono 700 di profezie. Guardate questo: mi hanno forato le mani e i piedi. A Davide non le hanno forate le mani e i piedi, a Gesù sì, e sta parlando profeticamente. Posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e mi osservano. State a sentire: spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ragazzi, non lo so, più chiaro di così. Spartiscono fra loro, ne abbiamo parlato due giorni fa, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Ma tu, o Eterno, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Finché, e qui dove Davide, dopo tutte queste lamentele e pianti, Davide conclude profeticamente con la frase piena di fede nel versetto 21 e dice: tu mi hai risposto. Poi continua col versetto 22, dice: annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. In altre parole, statemi a sentire, dopo aver detto perché mi hai, Dio mio, perché mi hai abbandonato, mi si contano le ossa, il palato, ho sete, la bocca arida, le ossa slogate, le mani forate, i piedi forati, dopo che si sono giocati ai dadi le mie vesti e la mia tunica si sono prese, dopo tutte queste lamentele, dopo tutte queste cose, Davide si ferma un momento e dice:
ma tu mi hai ascoltato. In altre parole, Davide dice: so che anche nel mezzo di questa agonia tu sai cosa sto passando, e anche se ancora non vedo la risposta, so che mi hai risposto. Per questo annunzierò il tuo nome e ti loderò. Gesù, Davide nel Salmo 22, Gesù dalla croce in Marco 15, dicono la stessa cosa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma pur sapendo che devo dire questo, perché questo fa parte della profezia, so che posso, e lo vedremo la settimana prossima, so che posso affidare il mio spirito nelle tue mani, perché mi posso fidare di te, perché mi hai risposto. E per questo annunzierò il tuo nome e ti loderò. Tanti di noi hanno la tendenza a gridare: mio Dio, perché? Proprio oggi ho parlato con una sorella dall'Italia che mi chiedeva: mi succedono queste cose, ma perché Dio non mi risponde? Io ho detto: dico, ascoltami stasera, perché probabilmente riceverai una rivelazione. Tanti di noi, le cose, non, le nostre preghiere non vengono esaudite, la vita non va come vorremmo, ci sono tragedie, ci sono disperazioni, ci sono cose che non vanno, e tendiamo a dire: Dio mio, perché? E prova a dire: Padre mio, anche se non capisco cosa sta succedendo, so di potermi fidare perché tu mi hai ascoltato. Grazie. Amen. Un abbraccio a Babbo Mario. Ci sentiamo venerdì. Un abbraccione. Ciao a tutti.